I colori del sud ti mettono una strana serenità in corpo, ma finché non li osservi con i tuoi occhi non ci credi. In Calabria, alla ricerca di location, l'avventura è cominciata, come Thelma e Luis. Tropea, ho letto che fu fondata niente meno che dal grande eroe Ercole, simbolo di forza, magari per via della sua conformazione così solida sopra una roccia. Che il suo nome è degno di un trofeo, è proprio un bel premio dato da un qualche dio, forse Giunone stessa al suo eroe Ercole. Si dice che la portò in mare, cercando di metterla all'interno di una piccola nicchia. Allora pensarono di tagliare la parte di sotto. Il falegname che tentò di segarla perse le braccia. I preti che volevano togliere la base morirono. Bisognava lasciarla così com'è. Che storia macabra. Me la immagino calpestare questa sabbia mentre si avvicina al vascello e tutta la gente del posto che si apre a ventaglio per farla passare. Donna Canfora è una donna d'altri tempi, simile ad una regina per la sua bellezza. Fu rapita dagli arabi con la scusa di essere mercanti di stoffe preziose e la portarono sulla loro grande nave. Tutti i suoi compaesani che si sbracciavano dalla riva e gridavano al tradimento. C'era chi piangeva per la perdita di quella nobile donna. Signore, questa è la grotta dell'amore! Grotta dell'amore, Ribes Grotte! Si lasciò cadere in acqua e disse al suo rapitore: meglio morte che disonorata. E da allora le acque di quel tratto di mare divennero di un colore simile alle sue vesti, come per ricordare il grande coraggio di Donna Canfora. Salve. Salve. Questa è la festa delle Tre Croci. Anticamente pare che questa festa fosse in onore alla divinità dei raccolti, le paliglie. Le rappresentazioni simboleggiano ora la cacciata dei nemici, ora le colombe rispedite per la vittoria in guerra e soprattutto i grandi fuochi liberatori, i fuochi d'artificio. Sa qual era uno degli obblighi degli arabi? Era quello di tagliare il naso ai propri nemici. Ho capito. Questi sarebbero le vittime che si tengono il naso? Non proprio. I fratelli Vianeo avevano messo a punto una tecnica per cui riuscivano a ricostruire il naso del malcapitato cucendo e rigenerando i tessuti tagliati con pelle e ossa nuove. L'operazione riusciva quasi sempre, a patto che i pezzi di carne trapiantate rimanessero comunque attaccate alla parte del corpo da cui erano stati presi, poi venivano staccati. Insomma, nonostante questo, la filosofia dell'epoca era basata su una credenza di un'essenza che pervade tutto il corpo dell'essere umano. Quindi, morto il donatore, moriva anche la sua donazione. È ovvio che i rigetti potevano essere molto frequenti, e magari si dava la colpa ad altro.
Anche Tommaso Campanella descrive un episodio di un padrone che barattò la libertà del suo schiavo se questo gli avesse prestato per tutto il tempo il braccio per la rigenerazione dei tessuti del naso. Tutto andò bene fin quando lo schiavo, ormai libero, non morì. A quel punto Campanella ci dice che anche il naso del padrone si decompose e cadde. Le campane hanno sempre un sapore di pace, ma qualche centinaio di anni fa era diverso. Una leggenda vuole che dei turchi, sbarcati nottetempo, si preparavano a saccheggiare la città, ma i troppiani furono svegliati dalle campane che suonarono da sole. I turchi allora scapparono a gambe levate. Benvenuta, signora Sofia. Permette? Sì, prego. Forse l'ho disturbata? No, si figuri. Grazie. Sta scrivendo un libro? No, non ne sarei capace. Sono in viaggio a ricerca dei luoghi particolari e che voglio produrre un film. E allora? Io ho il personaggio giusto per il suo film. Un vecchio maestro di scuola, innamorato di questa terra a cui deve la vita. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le cose precipitarono, a volte i racconti antichi sono curiosi. Non riesci neanche a capire cosa vogliono dire e perché sono diventate dicerie popolari. Su di uno scoglio, dopo una bufera, trovarono un uomo frastornato che non sapeva né come si chiamava né da dove veniva. Solo una cosa disse: non so nulla tranne che morirò presto. E difatti morì dopo qualche ora. Piacere, Antonio. Piacere. Ci hanno detto che avete bisogno di una barca e dei pescatori? Eccoci qua. Siamo pronti. Sì, certo. Guardate. Già. Azione. Posso servire altro? Tipo? Il tonno alla tropeana. Cucinato con la vera cipolla di Tropea. Potessi far venire tutta la mia troupe. Ma chissà quanto mi costerà. Lei così mi offende. Lei mi dica quante persone sono, per quanto tempo, e il prezzo che vuole spendere. Ed io non le chiederò un euro di più. E faremo mangiare la sua troupe come dei veri re. Mi ha convinto. Affare fatto. Grazie a lei. Grazie. Questo è lo spettacolo più bello del mondo. Le meraviglie di questo posto si sovrappongono all'incoerenza. Leggende macabre si mischiano a culture pagane. Miti e racconti di crudeltà contaminano storie di grande umanità. Comunque hanno lo stesso palcoscenico da migliaia di anni.